Durante il convegno sulla Chiesa ieri sera ho messo in evidenza soprattutto l'importanza che ha la famiglia nel formare alla fede. Molti giovani non vengono più in chiesa anche per il fatto che in famiglia non hanno i genitori neppure insegnato a fare il segno della croce, non parlano mai di Cristo. Allora, non venendo in chiesa, non ascoltando quello che possono dire i sacerdoti anche durante l'ora di religione, i sacerdoti o laici, a un certo punto sono completamente sprovvisti. Io sono convinto che il 60% di quello che una persona è lo deve alla famiglia, il 25% alla società, il 15% alla scuola. Ripeto, 60% alla famiglia. Io sono la mia famiglia. Se ho la fede non è senz'altro per quello che ho imparato da quando ero giovane, perché la Chiesa ai miei tempi sottolineava troppo ciò che c'è di negativo e di peccato. Adesso che ho visto il mondo, ho scoperto una cosa molto importante, che soprattutto i giovani hanno sete di Dio, hanno voglia di Dio. Molte volte qualcuno dice Cristo sì, Chiesa no. Hanno sete di Dio, hanno bisogno di dissetarsi ad acqua fresca. Siamo noi, teologi e sacerdoti, che dobbiamo avere il coraggio di mostrare quanto sia importante fare una bella esperienza di fede. Potrebbe essere in Palestina, potrebbe essere a Tese, potrebbe essere in qualsiasi posto bello del mondo. Fatto un'esperienza bella di fede, incontrato Cristo, allora dopo, nonostante i dubbi, nonostante le paure, nonostante la sofferenza, io posso dire, Signore, capiti quello che capiti, io ti do fiducia perché ti ho incontrato. E la fede è quello che dà sostanza e bellezza alla vita. C'è un brano molto interessante nel Talmud, il libro sacro degli ebrei, dove si dice che al termine della guerra i palestinesi possono tornare nella Terra Santa. Ed ecco che una famiglia povera mette i pochi beni che ha sulla barca e si dirige verso la terra promessa. Ma durante la traversata c'è un naufragio. La barca è urtata, si infrange contro gli scogli, si spacca a metà. Muore subito il bambino, muore la mamma. Il papà riesce a salvarsi aggrappando degli scogli. Le onde lo sbattono da una parte e dall'altra, le mani sanguinano, perde le forze, ma ha la forza di dire, Signore, m'hai rubato la moglie, m'hai rubato il figlio, ma non ti permetto di rubarmi la fede. Questo è quello che vado gridando in tutti gli angoli della terra dove sono chiamato a svolgere il mio ministero. Dio, mi puoi portare via tutto, ma non la fede. Perché la fede mi dà un gusto di vivere, la fede che è un dono da parte tua e ti ringrazio per questo, la fede che è vita. Dipende da tutto da te, dipende tutto da me. Come diceva Sant'Agostino, quel Dio che creò te senza di te non salverà te senza di te. Ecco la fede, ecco la Chiesa che presento, una Chiesa che mi permette di fare un'esperienza di fede in modo tale che dice che io possa dire qualunque cosa capiti, io ti do credito perché ti ho incontrato. E ho visto, e concludo, e ho visto i giovani in tante parti del mondo hanno problemi perché sono feriti. Chi emerge oggi emerge in maniera stupenda perché abbiamo tutte le possibilità per essere belli. Si emerge grazie a quella fede che mi permette di incontrare Cristo attraverso una comunità che è la Chiesa.